antievasione effettuato dalla Guardia di Finanza il 30 dicembre nel clou della stagione turistica invernale a Cortina. I militari delle Fiamme Gialle hanno passato al setaccio i più noti alberghi della Conca Ampezzana, negozi, bar, ristoranti e farmacie. A finire sotto la lente di ingrandimento anche le dichiarazioni dei redditi dei proprietari di 251 auto di lusso, a dir poco sospette. Su 133 supercar intestate a persone fisiche, 42 appartengono a cittadini che sulla carta fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, avendo dichiarato un reddito di 30.000 euro lordi sia nel 2009 che nel 2010. Le altre 118 macchine da sogno risultano registrate a società che sia nel 2009 sia nel 2010 hanno dichiarato in 19 casi di essere in perdita, in 37 meno di 50.000 euro lordi. Tra i casi più sorprendenti, quello di un commerciante che deteneva beni di lusso in conto vendita per più di 1,6 milioni di euro, senza però avere alcun documento fiscale. L'operazione, che ha impegnato 80 agenti nell'ispezione di appena 35 esercizi commerciali